Allora, io prima di cominciare vorrei anche fare alcuni ringraziamenti, perché soprattutto a gente che lavora dietro le quinte, no? Che fanno lavoro invisibile, partendo dai magazzinieri, dal staff medico, dai ragazzi di ristorante, dei ragazzi di comunicazione, quelli delle pulizie, quelli della sicurezza. E soprattutto anche gente di Bologna, perché i tifosi di Bologna, perché comunque non ci hanno mai fatto mancare il loro affetto e il loro supporto, perciò se noi siamo riusciti in questa ripresa sicuramente anche merito loro. Ecco, questo volevo precisare e sottolineare prima di cominciare a parlare. Vado? Vai. È bello questo ringraziamento, non vorrei che fosse un saluto. No, ma no, guardate tutto male, che cazzo No, no, non c'entra? guardo. Ho detto ringraziamento perché è giusto che si ringrazi, perché magari si mette in primo piano l'allenatore, si mette in primo piano i giocatori, però tutto il lavoro sporco che si fa intorno è altrettanto importante, perché ci permette di lavorare con serenità, bene, avere tutto a posto, perciò è giusto anche che si ringrazi a loro, non c'è Giustissimo. bisogno di parlare subito pensieri Avevo due mali. domande. La Vai. prima, finalmente una partita senza stress, ma c'è sempre il decimo posto. La seconda, per restare, qual è la tua prima condizione, se vuoi dircela? No, sulla seconda domanda non te lo rispondo, perché non devo dirlo a te quali sono le cose che se quando parleremo, e parleremo domenica, poi ci si parla e si vede tutto questo. Io dico che ho visto ieri presidente, ci siamo messi d'accordo, o domani prima della grigliata o domani dopo della grigliata, poi ci si parla, poi si vede. Ecco, questo è. Domani sicuramente per noi è una partita importante. È vero che magari ci siamo salvati, ma come ho detto anche i ragazzi, anche dopo la partita contro la Lazio, noi quasi tutti, vedo anche sui giornali, ma l'ho detto anche io, diciamo quasi tutti questa salvezza lo considerano quasi un mezzo miracolo. Ma se noi dovessimo vincere domani, avremmo fatto 30 punti in 17 partite, avremmo fatto record dei punti, aver saputo che 44, poi magari possiamo arrivare anche a 10, perché se Sassuolo perde con Atalanta e Spal perde con Milan, Cagliari può anche vincere, ma c'è meglio differenza reti, possiamo arrivare a 10 e superare praticamente 8 posizioni. Allora a quel punto sarebbe quasi un capolavoro, ecco. È una cavalcata che rimanerebbe nella storia non soltanto del Bologna, ma penso tutto calcio italiano, perché non mi ricordo l'ultima volta se una squadra a fine gennaio con un piede tre quarti in Serie B in 4 mesi riesce a fare quello che abbiamo fatto noi arrivando a 10. Perciò per noi comunque abbiamo una motivazione domani per vincere, sapendo comunque che non sarà facile, perché incontriamo la squadra che ha dimostrato sul campo che dopo la Juve è più forte. Però giochiamo a casa nostra, spero che stadio sarà pieno e spero che ci diano supporto come hanno sempre fatto, e spero che noi giocheremo partite come abbiamo fatto quasi sempre in casa. Abbiamo parlato spesso di impresa, miracolo, mezzo miracolo. Lo è stato ancora di più per il fatto che, contrariamente agli altri anni, non ci si è salvati a 35, ma forse a 40. E poi ti chiedo, se, visto che adesso la possiamo guardare da fuori, chi è secondo te la più indiziata a scendere? Ma sai, magari poi dopo quota salvezza è 37, magari non vince tutto, ecco. Però sicuramente gli anni passati a 40 punti eri salvo da un po' di tempo, invece qua quello che è assurdo, anche noi prima della partita con la Lazio, diciamo, se dovessimo vincere andavamo a 43 punti, eravamo decimi, se dovessi perdere rischi di retrocedere e sei a 40 punti. Sicuramente, ecco, dico che le squadre che hanno lottato, che lottano per non retrocedere, sicuramente hanno alzato, perché nessuno si aspettava che Empoli avrebbe vinto 3 partite su 3, Spal che avrebbe fatto questi risultati.
Ma penso che è stato soprattutto merito nostro, perché secondo me, visto anche con gente che ho parlato, che ho incontrato, loro erano già, sapevano, diciamo, pensavano tre squadre che retrocedevano, erano Chievo, Frosinone e Bologna. Poi dopo ci siamo messi noi in careggiata, abbiamo cominciato a macinare punti, poi ci sono messi paura anche gli altri, hanno ricambiato gli allenatori, abbiamo alzato questa quota salvezza, anche altri si sono messi paura, perciò è stato, secondo me, per la, diciamo, colpa o merito nostro, ecco. Poi alla fine penso che noi alla fine ci siamo salvati meritatamente, ecco. Chi è secondo te quella che poi scenderà? Così, vedendo anche la difficoltà delle partite. Così, classifica, diciamo, è Genova quella che rischia di più, perché deve vincere. Però a quel punto, se vince Genova, vince pure Empoli e Fiorentina che va in Serie B. Fiorentina non penso che potrà perdere tutte le partite, che sono su 7 partite, 8, quanto 7 perso, una pareggiata. Perciò, Inter, se perde, non va in Champions, perciò no, non ti so dire. È una partita secca, può succedere di tutto. Sai, io penso che più vantaggio trovano quelle squadre, diciamo come Empoli, che non ha staccato il corrente, nel senso non è che tu sei un interruttore, stacchi, accendi e spegni la luce. Una volta quando lo spegni, per attaccarla ci vuole tanto. E ci sono tante squadre che pensavano di essere salve, ma poi si sono ritrovate nella lotta, è difficile che ripartano. Invece Empoli comunque è stato sempre, in un certo senso, dopo il ritorno di Adriozzolo, è stato sempre continuo e tutto, anche se ha perso, ma comunque non ha staccato mai la spina. Inter, visto come ha fatto a Napoli, a Milano può succedere di tutto. Tra Genova e Fiorentina non ti so dire, perché nessuna delle due sta bene. Perciò può succedere di tutto. È bello vederli domani, mettersi a guardare tranquilli, quello sì. Anche perché è stato comunque pesante anche per noi giocare ultime, diciamo, delle ultime 4-3 partite ultime, come ultimo, quando già sai il risultato. Sai, se il risultato è positivo, ma comunque hanno vinto sempre, perciò sei andato sempre in campo con quell'obbligo di fare risultato. E non è facile, visto quanto abbiamo speso da 28 gennaio a oggi, dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale. Siamo stati bravi comunque a tenere sempre tensione alta e tutti pensavamo 99% dopo che abbiamo vinto con Empoli a più 8 che il campionato è finito, invece ci siamo salvati per l'ultima giornata, ecco. Ma ti volevo chiedere con che stato d'animo ti approcci a una partita che esiste anche la possibilità che possa essere la tua ultima qua, così come invece esiste anche l'altra possibilità che non lo sia. Ci pensi a questo andando in campo oggi, domani? Io affronto, abbiamo preparato partita come tutte le altre e la affrontiamo sempre come la partita più importante, anche se ultima, ma come ho detto prima, noi abbiamo un motivo per cercare di farla vincere. Perciò cerchiamo di fare il lavoro per bene come abbiamo sempre fatto, poi dopo questa partita poi si fa tutto quello che si dovrà fare, però come ho detto manca l'evento di oggi, partita di domani, sono convinto che lo faremo bene, spero di vincerla e poi dopo ci si parla e si fa tutto, ma non guardo troppo oltre. Mi concentro su quello che c'è da fare e poi dopo ci penso all'altro. Quindi è anche inutile chiederti se immagini sì o no, lo deciderete voi, se questa partita del rinnovo o meno andrà avanti per molto tempo o pensi di chiuderla in fretta? Non lo so, non ho palla di vetro, non ho parlato, perciò ci si parla e poi si vede. Dipende da loro, dipende da me, dipende da tante cose. Finché non ci mettiamo seduti a parlare non possiamo sapere. Si può anche parlare di calcio, di campo. Domani come,
qualche giocatore non è al meglio, pensi di farlo riposare o giocano i migliori, fai qualche scelta premiativa? Giocano i migliori, quelli che ci sono, quelli che stanno meglio. Chi non hai, se si può sapere? Non ho, penso Poli, che è preso a botta, è difficile. Non ho Sansone, perché c'è ancora il coso del polpaccio. Non ho Edera, non ho Mattiello, praticamente tutti esterni. Poi altri, penso di sì, se non succede qualcosa oggi. Non abbiamo nessuno qualificato, cioè altri sono tutti disponibili. E in parte te l'abbiamo già chiesto a Roma, però magari a mente fredda si mettono più in fila le cose. Questa, a livello personale, la ritieni la tua impresa più bella oppure è una delle tante? Ma l'ho detto anche io a Catania, ho fatto più o meno la stessa cosa, con la Sampdoria lo stesso, con Bologna più o meno lo stesso, che anche a Catania li ho presi, sì, un po' prima, ma eravamo penultimi e abbiamo fatto record dei punti. Perciò anche quella, vincendo con Inter e triplette, vincendo con la Juve a Torino, con la Sampdoria lo stesso, le imprese erano con un piede in Serie B, e ci siamo salvati con 4-5 giornate di anticipo, l'anno dopo siamo andati quasi in Europa, con Bologna è più o meno la stessa cosa, soltanto che Bologna era più difficile perché sono arrivato più tardi, altre arrivavo a novembre, dicembre, diciamo, e c'era più tempo. Qua era proprio al limite, no, neanche al limite. Sì, e forse per quello è, diciamo, diventato più difficile, visto anche la quota salvezza, visto anche i punti che abbiamo fatto, visto anche come sono arrivati questi punti. Cioè, forse sì. Forse sì, non ti so dire. Ma il limite di questa grande impresa che tu fai arrivando in corsa è che dopo poi ti fai la fama di quello bravissimo a subentrare in corsa e magari meno bravo a cominciare dall'inizio, l'ho detto per farti un po' arrabbiare. Ma no, io con la Sampdoria comunque siamo andati in Europa, con Milan prima che mi andassero via eravamo in finale di Coppa Italia e sesti in classifica, sicuramente con quella squadra non è che potevi andare in Champions. Potevi fare quello che abbiamo fatto, il massimo, tanto è vero quando hanno cambiato hanno perso uno e l'altro. Dai, poi dipende sempre dai presidenti, loro sono quelli che decidono. Con Torino comunque eravamo ottavi, mi mancavano 9 giocatori, c'era la sosta, perciò ero tranquillo comunque di poter arrivare o almeno lottare fino all'ultimo per un posto in Europa. Perciò, come detto, ho fatto quasi sempre meglio di allenatori che sono stati prima di me e quelli che sono venuti dopo di me hanno fatto peggio di me. Poi se parto dall'inizio, parto da là, non lo so, però io cerco sempre di dare il massimo, ecco, poi non ho problemi. Non so se le servo un assist, ma anche in Portogallo, visto quello che è stato fatto poi da lei qui e le voci che ci sono, la gente si sta chiedendo ma come, quello che avevamo quest'estate e alla fine Sporting Lisbona non ha fatto una grandissima storia. Non c'entrava nulla con calcio, quello era una cosa che hanno cambiato presidenza per fare dispetto a vecchio presidente, hanno cambiato tutto, ma comunque là siamo in tribunale, perciò il contratto è tutto chiaro, anche là diciamo più o meno quella cosa che è successa con Conte, causa giusta, no? Dove loro dicono che io ho fatto certe cose che non sono vere, che sono tutte documentate da parte mia. Poi, sai, là c'era una cosa, una regola in Portogallo, periodo di prova 10 giorni, ma io non ho manco provato perché io ho firmato contratto 22 maggio, 22 giugno, penso, e doveva cominciare da 1 luglio. E mi hanno mandato via 26 giugno, cioè. Che prova è? Non ho capito.
assurdo, perciò vabbè, adesso penso 29 agosto ci abbiamo a TAS la tribunale, si va a discutere, ma è tutto chiaro. Però sono terzi quello che hanno fatto. Cioè un anno dopo, un anno e mezzo dopo? Lo so, ci vuole tempo, sì. Diciamo, 20, così mi ha parlato, 29 agosto c'è questo a Losanna, a TAS, poi a, penso a ottobre dovrebbe prendere decisione. Buonasera Sinisa. Rispetto a 10 anni fa, al primo, alla sua prima esperienza al Bologna. Chi se lo ricorda? Sono passati tanti anni. Di quanto è più bravo o di quanto magari era meno, con meno esperienza all'epoca? Ma sono sicuramente più fortunato. Sì, e basta. Poi non lo so se sono più bravo o no. Sono più fortunato, sì, più riflessivo, sì. Più, con più esperienza. Sai, uno cambia nella vita, cercando sempre di migliorarsi, con tutto quello che ho passato, poi magari, sai, io ho un carattere un po' così, che quando sei più giovane sei più impulsivo, quando passi avanti con l'età diventi più riflessivo, senza nulla togliere a quell'impulsivo, perché anche quello ogni tanto ci vuole. Per me occasione rarissima, ha già parlato prima del Milan, le va un pensiero su Balotelli? Io ricordo insomma qualche dissidio con lui, ecco come vede il suo futuro, come vede con Balotelli, su Balotelli un pensiero su di lui. Balotelli che c'entra adesso? Parliamo di Dani Alves, allora. Parliamo di Ronaldo, non ne so, non c'entra niente Balotelli, dai. Ma una curiosità, Pippo è un tuo amico Inzaghi e questa salvezza fa scattare in automatico anche un altro anno di contratto per lui, vi siete sentiti ringraziato Pippo? No, ma sono contento per lui, poi non lo so il contratto suo com'è, non lo so se c'è un altro anno di contratto, se c'è premi, tutto sono fatti loro, ma non mi interessa, se ce l'ha ben venga, ecco, per lui sono contento. So che è difficile in una cavalcata del genere scegliere un momento, scegliere una partita, ma è d'accordo se... Inter? Ok, pensavo Torino io. Penso. Perché quella che non serviva a me, ma a loro per fargli capire che gioca in una certa maniera, che vanno in campo con coraggio, che vanno in campo con la mente libera, pensando solo a se stessi, e giocando a divertirsi al di là con chiunque giochi, non preoccupandosi troppo dell'avversario, anche se è Inter. Quella è stata, diciamo, anche se prima partita, è stata, diciamo, quella che gli ha dato un po' di, diciamo, consapevolezza in quello che io intendevo e quello che volevo fare. Poi tutto altro è stato proseguo, anche, diciamo, due partite perse con la Roma, con la Juve, ma dove sicuramente abbiamo meritato molto di più. È quello che ho detto all'inizio quando sono arrivato, che se noi avessimo avuto coraggio, voglia e applicazione di cercare di giocare anche con le squadre che sono più forti di noi sulla carta, ma giocare a pari, dimostrare sul campo che possiamo giocare a pari, magari anche batterli quando arrivano le squadre al nostro livello, la vinciamo. E questo lo devi fare sempre, non lo puoi fare una volta sì, una volta no. E non devi metterti paura se giochi con una che magari cerchiamo di difendere, magari no, dobbiamo farlo sempre così. Quando hanno capito sta roba qua, avendo avuto fortuna anche di in merito anche di risultati, perché noi nessuno ci ha regalato nulla. Io forse unica partita, vabbè, con l'Inter sicuramente siamo stati fortunati perché non meritavamo di vincere, ma l'abbiamo vinto. Poi altre, se guardo quella con Genova, meritavamo di vincere, però non eravamo ancora a livello mentale come volevo io, anche perché mi ricordo che abbiamo fatto gol, poi ci siamo abbassati e poi siamo ripartiti, ma non siamo riusciti a fare secondo. È Torino la prima. Ma sono state tutte,
tutte, perché noi con tutte abbiamo giocato là. Poi sicuramente a Torino noi tutte le squadre le abbiamo incontrate nei momenti peggiori. Non c'era stata una partita che abbiamo giocato con una squadra che mette in campo ragazzini o una squadra che viene a giocare senza nessuna motivazione, come è successo alle altre. Noi tutte le partite, da Torino che doveva lottare per Europa, da Milan che ha successo il Bakayoko, con Juve che viene dopo quella vittoria, con l'Inter in quella situazione là, con tutte quelle che abbiamo giocato noi, Sassuolo che ha perso un sacco di partite, con la Sampdoria che lotta per Europa, con Parma che se perde va sotto anche loro, con Empoli partita decisiva. Sono tutte state partite che nessuno ci ha regalato nulla, ma è meglio così. Ti chiedevo due cose. La prima, qual è il giocatore quando sei arrivato? Okay. Il secondo, se hai trovato un qualcuno in mezzo al campo che ti ha aiutato, cioè nel senso che ha fatto un po' da allenatore in campo. Ma diciamo che io mi sempre aspetto dei giocatori più esperti che fanno qualcosa in più rispetto agli altri, e questo nei primi periodi non succedeva. Poi dopo piano piano hanno cominciato tutti a partecipare di più, perché parlavano molto meno in campo, parlavano poco in campo, non si evitavano e tutto. Poi dopo facendo i lavori, i cosi, anche dal punto di vista mentale, facendoli capire certe cose, quanto è importante che c'è sempre uno o due leader in campo che comunque si fanno sentire tutto. Poi dopo ho visto piano piano che sono cresciuti tutti da questo punto, da Danilo che ha cominciato a parlare, Zemaeli, Poli, Palacio, anche se uno comunque tutti si aiutavano, Pulgar, perciò diciamo è stato il gruppo che è uscito fuori. Diciamo giocatori più esperti come Danilo, Zemaeli, Poli, ma lo stesso Pulgar che si fa sentire. Non c'è uno in particolare, su tutti. Come prima tutti, nessuno parlava, dopo hanno cominciato tutti a parlare, aiutarsi, darsi coraggio, e quello è stato la forza. Ma quello è stato anche, vedendo gli allenamenti, che li aiutavi, cioè voi insomma come staff li incitavate proprio a parlarsi in campo, a urlare durante gli allenamenti? È stato un po' quello anche, non dico la svolta, però come li avete aiutati? Tutto si può allenare, tutto si può migliorare, diciamo, perciò noi vediamo quali sono i difetti, cerchiamo di analizzarli e poi cerchiamo di metterli in pratica durante la settimana, perché quello che fai durante la settimana poi si ripropone in campo, devi metterli in campo. Perciò se tu in settimana non parli, non è che vai domenica e parli, se tu in settimana vai 2 all'ora non è che vai in domenica vai a 100 all'ora, perciò è tutto, una cosa tira l'altra. L'ultima, e poi dal gruppo è emerso anche un giocatore come Orsolini, dalle grandi qualità, giovane. Non voglio parlare dei singoli. Non vuoi parlare? Ho detto anche lui prima. Quindi non si può neanche sapere se... Cioè, a me sembrava che avesse migliorato molto, a prescindere dai gol, la sua attitudine in campo, e volevo chiederti secondo te che margini di crescita aveva, ma se non vuoi rispondere, fa lo stesso. Non è ancora pronto per una grande squadra, ma c'ha grandi margini di miglioramento, quello sì, ma è l'occhio di tutti, perché quanti gol ha fatto e quanti assist? Sì, ma a prescindere da quello, dai gol e dagli assist, è un giocatore che... Anche quando è arrivato lui qua ha detto devo migliorare molto dal punto di vista difensivo, cioè la sua presenza in campo, per quanto ancora debba migliorare, mi sembra che sia molto diversa rispetto a quella, rispetto all'inizio della stagione. Si deve migliorare ancora tanto dal punto di vista difensivo, ma come tanti altri. Grazie a tutti. Grazie.